dell'accensione dell'albero in Piazza della Libertà e delle luminarie nelle principali vie del centro storico hanno preso il via agli eventi natalizi a Civitanova Alta. Grazie all'impegno della locale Proloco, in collaborazione con l'amministrazione e le associazioni di volontariato, Civitanova Alta è diventata la città dei presepi. Ce ne sono 80 dislocati nelle suggestive vie del centro storico e formano un percorso da visitare fino al 6 gennaio. Si potrà visitare in questi giorni anche la casa di Babbo Natale nel chiostro di San Francesco. In cartellone ci sono tanti eventi per tutto il periodo natalizio, concerti, performance teatrali, fiabe a tema animate, mostre fotografiche, mercatini e molto altro ancora. Sì, oggi giorno dell'Immacolata, si apre questo percorso che ci porta fino a Natale, l'accensione dell'albero, le luminarie, ma soprattutto l'apertura dei tanti spazi che sono stati messi a disposizione dalla Città Alta e di chi la vorrà, ecco, visitare. Con tante iniziative, la casa di Babbo Natale, tantissimi presepi, oltre 80 spazi legati ai bambini, musica, giochi, divertimento. Quindi un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato, soprattutto al mondo delle associazioni, la Proloco, la società operaia, che hanno dimostrato che collaborando si riescono a ottenere grandi risultati. Sono dei presepi veramente molto molto interessanti e complimenti a chi li ha realizzati. È stata una bella soddisfazione perché siamo riusciti a recapitare più di 80 presepi e ringrazio l'amministrazione comunale in primis che ci ha sostenuto, l'ufficio tecnico di Civitanova Alta che sono stati sempre disponibili a qualsiasi richiesta che abbiamo fatto, ci hanno accontentato su tutto. E ringrazio Roberto Broglia che è stato lui, diciamo, l'artefice e l'idea di portare tutti questi presepi a Civitanova Alta. Poi tutti i collaboratori della Proloco, il direttivo che ci siamo messi sotto perché è un impegno abbastanza notevole per tutte le festività natalizie. Ci avremo il concerto il 12, il 19 il concerto gospel, ci abbiamo il concerto di Natale il 26 della banda musicale cittadina. E è un bel calendario abbastanza ricco di eventi. Sono 80 presepi e li abbiamo dislocati sui locali ex pescheria, poi la chiesa di Sant'Agostino, il locale in Corso Animalcaro, il locale della famiglia Broglia, il locale del CSE e un locale lì in piazza Filippo Coridoni. Da Proloco abbiamo circa un centinaio di soci iscritti, soci sostenitori. Più siamo 13 persone del direttivo e per l'anno prossimo abbiamo già pianificato tutta una serie di eventi, sempre rispettando tutte le normative Covid e speriamo che la pandemia si possano fare delle belle iniziative. Siamo molti operativi, soprattutto su Civitanova Alta. Noi crediamo di rilanciare un po' il borgo, il centro storico e noi ce la mettiamo tutta. I presepi sono nei locali dell'ex pescheria, nella chiesa di Sant'Agostino, in corso Annibalcaro, nei pressi della tranvia e nella zona Girone, in un locale messo a disposizione dalla famiglia Broglia, che ha collaborato all'evento e dove il giovane Nicolò ha messo in mostra la natività da lui realizzata. Questo è un presepe meccanico fatto da me e da papà. Ho impiegato quasi 2 anni per fare, diciamo, questo presepe. Ci sono 150 figure meccaniche, è 4D perché ha la pioggia, il vento e la neve, ha tutto un grande circuito di diciamo dove scorre l'acqua, ha i fumi, diciamo, dai camini e in più è la natività, è il pezzo unico del presepe perché diciamo, il bambinello si alza dalla culla. E una cosa fondamentale del presepe sono le scene dell'alba e del tramonto che sorgono tra le due montagne che sono tipiche del nostro Appennini. Il nostro presepe è aperto tutti i giorni dall'8 dicembre al 6 gennaio. Dall'8 dicembre al 6 gennaio è aperto tutti i giorni sempre, dalle 16.30 alle 19.30. Dal 24, il giorno della vigilia, è aperto fino alla 1 di notte, dalle 3 alla 1 di notte. E poi dal 25 al 6 gennaio tutti i giorni, dalla mattina alle 10.30 a mezzogiorno e pomeriggio dalle 15 alle 19.30. Il nostro presepe è stato creato con scorci del nostro territorio di Civitanova Alta,
come potete vedere, Porta Marina e Porta Girone. Io mi sono impegnato ad organizzare la mostra dei presepi in collaborazione con la Proloco. Abbiamo trovato circa 80 presepi distribuiti in 5 location in tutta la città di Civitanova Alta. Come potete vedere, questo presepe è stato realizzato interamente dalla nostra famiglia. Ogni membro ha collaborato in base a quelle che sono le sue capacità. Ad esempio, mia madre ha allestito il vestiario delle figure che animano il presepe, mentre mio marito e mio figlio hanno curato tutta la parte meccanica. Io invece ho pensato all'addobbo generale della stanza. Il risultato è stata la natività che potete ammirare. È una natività completamente artigianale, quindi pertanto realizzata a mano e meccanizzata. Siamo felici di aspettarvi qui a Civitanova Alta, in questo bellissimo luogo, in questo bellissimo borgo che non aspetta altro di essere visitato da voi visitatori durante le feste natalizio. Inoltre abbiamo allestito anche una mostra itinerante di presepi che hanno vinto importanti premi in tutta la regione Marche. Invitiamo tutti quanti a venire a visitare questi presepi che saranno presenti qui a Civitanova Alta fino al 6 gennaio. Praticamente è un lavoro di 15 anni, che è una passione che mi ha trasmesso mio padre, che era un grande appassionato, e mi diverto ogni anno, fanno più di uno, e sono arrivato, cioè no, più di 20, però qui presenti sono 14. Questo qui rappresenta Civita Bagno Reggio, la chiama la città che muore, perché questa città è circondata da due fiumi, che adesso attualmente c'è un buon tingimento, ma all'origine era fatto in questo modo qui. Vito 6-7 anni a Villa Parrucchella, esposizione e mostra dei presepi. Questo è uno dei vincitori. Cioè, l'importante per me non è tanto vincere, ma è la passione che mi porta a fare queste cose un po' complicate, e questo per esempio è un presepio che ci ha impiegato 8 mesi. E dopo c'erano vari presepi un po' biblici, e c'ho un presepio con le statuine che c'è circa 70 anni, fatte da Cartacirone, fatte a mano. C'ho dei presepi palestinesi, c'ho i sassi di Matera che in occasione della città europea del 2019, che l'ho tenuto in mostra a San Delfino del Mare, è capitato il vescovo che era di Matera, che si è trasferito a Fermo, che è rimasto incantato, hanno fatto un sacco di complimenti, che praticamente lui l'ha visto quasi com'è realmente Matera. Praticamente sono un organizzatore a San Delfino del Mare della mostra pure di presepi, però col Covid siamo dovuti fermare. Mi ha entusiasmato questi signori, che ha fatto un grandissimo lavoro, grande. Dopo l'accensione delle luminarie, il gruppo Over 70 ha consegnato alle istituzioni, al sindaco Fabrizio Ciarapica, al presidente della Proloco Aldo Foresi e a chi ha collaborato al cartellone del Natale, gli oggetti realizzati nel laboratorio di creatività e manualità. Oggetti da consegnare ai negozi della città alta. Un segno anche questo per abitare il territorio e spingere le persone a frequentare il centro storico.